Così è impossibile gestirla sta roba. Nel tanto atteso giorno della riapertura dei confini regionali, il governatore boccia l'app Immuni, da ieri scaricabile e da lunedì in sperimentazione in 4 regioni italiane. Il presidente chiarisce subito: non sto affossando l'idea di un'app per il tracciamento, ma non con queste modalità. Emergono due limiti, continua ancora Zaia. Uno è legato a dove finiscano i dati raccolti, il secondo è quello che ci preoccupa di più. Non si è ben chiarito ai cittadini, o meglio a noi addetti ai lavori, cosa accadrà. Nel momento in cui ti arriva la positività o arriva un tuo contatto la positività, a te arriva un messaggio, ti guarda, recati dal tuo medico di base perché hai avuto un contatto con positivo. Voi capite che noi non governiamo più questo flusso. Siamo pronti a mettere a disposizione i nostri tecnici informatici che si occupano di sanità per migliorare l'app, chiarisce Zaia, che spiega quali siano gli aspetti che a suo dire non vanno. È l'intelligenza artificiale che dialoga con il telefonino del cittadino e dobbiamo lasciare tutta la responsabilità al cittadino. Noi dobbiamo sapere cosa accade, perché significa focolaio, significa isolamento, significa tampone. Non avendo noi il governo del processo, risulta impossibile gestirlo. Non abbiamo flussi, numeri, qualità dei flussi. Intanto la regione ha pronta una sua app che, nel caso venisse adottata, non andrebbe a sovrapporsi a Immuni. Quella di biosorveglianza ce l'abbiamo anche pronta, non la vogliamo utilizzare in contrapposizione perché non traccia il contatto, dove il cittadino ci dà degli indicatori.